Matilde Gioli, alla vigilia della prima puntata di Padre in Figlia, il più è fatto, però magari adesso c'è un pizzico di tensione per il giudizio del pubblico? Un pizzico, un sacco intero. No, sono molto più che tesa, sono emozionata perché è la prima volta che esco con un film in televisione, quindi so che comunque il pubblico è diverso, si entra in tante case italiane e io spero davvero che il mio personaggio e tutto il film possa far vivere al pubblico italiano di ogni età un po' un viaggio nel tempo, perché raccontiamo un periodo che dalla mia generazione non è stato vissuto e invece da altre generazioni è stato vissuto, e spero che sia coerente, no, con quello che è stato. Io non ho ancora visto nulla e quindi aspetto di vederlo anch'io a casa il 18 aprile quando uscirà con la mia famiglia. Senti, il tuo personaggio è Elena, è una delle sorelle, e vive un amore complicato, travagliato, no? Con Filippo? Sì, vive un amore complicato anche perché in maniera incosciente rimane incinta molto presto, e visto che siamo negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, e visto che nostro padre Alessio Boni è anche un padre molto conservatore, padrone, e alla fine la obbliga a sposarsi e a mettere su una famiglia, anche se non era desiderata, comunque prima del previsto, e quindi vive sicuramente un'esperienza molto, molto importante, anche se poi quando si crea una famiglia e si hanno dei figli è sempre qualcosa di bello, infatti poi l'epilogo non sarà negativo. Perché tu sei milanese, hai dovuto imparare un po' il Veneto? Eh sì, avevamo un coach che ci ha aiutato. Io credo che rispetto magari agli attori di Roma di essere stata un po' più avvantaggiata, perché comunque Lombardia e Veneto sono vicini e abbiamo poche cose in comune, ma sicuramente la canzone è simile, no? Però comunque c'è stato dell'impegno, perché rimane comunque un accento molto forte, soprattutto rifare quello di quel periodo. Più andiamo indietro nel tempo, più gli accenti nelle regioni erano marcati rispetto ad oggi. È stato un bel lavoro. Senti, correggimi se sbaglio, so che tu hai praticato il nuoto sincronizzato, ti ha aiutato anche a girare per l'Italia? Beh, sicuramente col nuoto siamo andate in giro, sì, e quindi la vita un po' da nomade, sì, ero già abituata a farla, anche con gli scout. Io ho fatto tanti anni di scout e quindi sicuramente tra quello e lo sport riesco ad affrontare questa vita un po' disordinata, diciamo, dell'attore che è sempre in movimento con tranquillità, perché insomma ero già abituata. Ultimissimo, lo sport ti ha insegnato anche magari disciplina, applicazione? Sicuramente sì, infatti io se avrò dei figli li spingerò a fare sport, perché sono degli ambienti molto sani, soprattutto gli sport di squadra, perché insegnano a stare tutti insieme e a, come dire, a convivere con il prossimo, con l'altro, a fare fatica per un motivo comune.